Radio Firenze. Viola Tweet. A cura di fiorentina1.com, la voce del tifoso viola. Un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. La pressione è stata molta e quel pallone scaraventato in rete ha avuto l'effetto di un detonatore. Simeone ha iniziato a correre con il gesto del dito indice davanti al naso e alla bocca, una reazione di rabbia seguita dalle scuse. Non era arrabbiato coi tifosi ma con me stesso, gli chiedo scusa perché non c'entravano nulla. L'attaccante viola prova così a cancellare la polemica, ma il Viola Club Settebello non tarda a rispondere duro al Ciolito, postando il seguente messaggio sui social: ci sono giocatori, ci sono mezzi giocatori e raccomandati. A vedere la capacità, le squadre che lo seguono il suo atteggiamento, crediamo che non ti meriti nessuna categoria, ma semplicemente di non essere considerato. A gennaio puoi levarti dai puntini puntini. Lasciate indietro le polemiche, la testa è a Milano, rossoneri domani in campo nel posticipo di Bologna, poi sarà Milan-Fiorentina. Pioli recupera i 3 squalificati, si prepara ad ottemperare problemi di abbondanza, possibile rivoluzione dunque con Gerson che rischia come Ceccherini di essere escluso, possibile chance invece per uno tra Dabo e Norgard. Per Fiorentina1.com, Gianmarco Fusi. Viola Tweet, a cura di Fiorentina1.com, la voce del tifoso viola.